Ottava giornata del campionato di eccellenza, si gioca la partita tra Spoleto e Foligno. 8 punti per i padroni di casa, capolista invece il Foligno a quota 15. Completo verde per lo Spoleto, completo bianco e blu per gli ospiti. Match che dunque è pronto per partire. Prova a partire forte lo Spoleto, calcio d'angolo, colpo di testa che termina di poco alto sopra la traversa. Una buona chance per lo Spoleto che ci riprova, sempre su calcio d'angolo. Questa volta allontana la difesa del Foligno, il pallone però torna in area di rigore per la conclusione da parte di Cola. Palla larga non di molto, buona chance per lo Spoleto di portarsi in vantaggio. Nulla di fatto però, attaccano ancora i padroni di casa. Cross dalla sinistra in area di rigore, spizzata di Gesuele con pallone che termina di poco largo. Si fa vedere anche il Foligno che riconquista il pallone con Zichella che prova la conclusione, blocca senza problemi Cherubini. Prima volta che si affaccia il Foligno dalle parti del portiere dello Spoleto. Spoleto che attacca ancora in area di rigore, la giocata da parte di Cola che si libera di due uomini, non riesce però poi a concludere. Pallone che termina sul fondo, insistono ancora i padroni di casa con un altro cross dalla destra in area di rigore, lotta Sabatini ancora con il difensore, il pallone arriva tra le braccia di Lori. Un'altra buona chance per lo Spoleto, attacca poi il Foligno dalla sinistra, cross e colpo di testa che termina alto. Partita viva più che mai, sempre lo Spoleto in avanti, Sabatini per Gesuele, controllo e conclusione. Pallone che attraversa lo specchio e termina sul fondo. Altra buona chance per lo Spoleto che poi ci prova ancora, calcio d'angolo sul secondo palo, questa volta il colpo di testa alto è di Colarieti. Altra buona chance, poi la percussione da parte di Benedetti che mette in mezzo, grandissima chance per Kribek, sporcata la conclusione da un difensore dello Spoleto che si salva. Poi deve intervenire in uscita Lori sul cross da parte ancora dello Spoleto che attacca parecchio in questo primo tempo. Qui è Sabatini che protegge il pallone da due giocatori al limite dell'area, conclusione col mancino che sfonda la traversa. Tiro da parte di Cola, 0-0 all'intervallo, nella ripresa punizione alta calciata da Cola. Allora prova ad approfittarne il Foligno con il pallone messo in mezzo sul secondo palo, la sponda per il vantaggio da parte di D'Urso, 1-0 in favore del Foligno. Il destro di D'Urso da due passi che mette in porta. E all'improvviso dunque gli ospiti si portano in vantaggio, non ci sta lo Spoleto che ci prova, il conclusione alta qui di Sabatini alla ricerca del pareggio, poi calcio di punizione per il Foligno in area di rigore, colpo di testa che termina alto. Insistono ancora gli ospiti che vogliono chiudere la partita, se ne va in area di rigore, mette in mezzo per D'Urso che di tacco fa il gol del 2-0, doppietta del numero 9 del Foligno ed è il gol decisivo che chiude di fatto la partita. Risultato finale Spoleto 0 Foligno 2, Foligno che resta capolista a quota 18 punti, rimane a quota 8 lo Spoleto. Sì, abbiamo fatto un primo tempo merito anche dello Spoleto, un pochino più sottotono rispetto a loro, anche perché sono stati molto, molto bravi a venirci ad aggredire, ad occuparci di spazi. Il secondo tempo c'è stata la giusta, reazione di un grande gruppo. Ma è stata una buona gara, i ragazzi l'hanno approcciata molto bene, seppur nelle defezioni che avevamo, avevamo molti giocatori importanti fuori per infortunio o per squalifica, però il primo tempo la squadra ha lottato, ha creato, si è sacrificata, e ha sfiorato in parecchie occasioni il vantaggio che secondo me era più che meritato. Poi chiaramente il secondo tempo è venuto fuori più l'esperienza, la qualità, il ritmo loro. Noi abbiamo perso anche Felice Gesuele, ho giocato con Francesconi che era infortunato, ha voluto stare in campo e di questo gli va fatto un plauso. E a Menti che non giocava da tanto tempo, eravamo un po' rabberciati. Ecco, seppur nonostante quello abbiamo preso il primo gol su un errore nostro di posizionamento e poi alla fine hanno vinto loro meritatamente, nulla da dire, però ripeto. Io sono orgoglioso di questi ragazzi perché stanno dando il massimo tutti quanti e sappiamo tutti che l'obiettivo è lungo e difficile, solo tutti insieme remando tutti dalla stessa parte
società, squadra, allenatore, la società si sta dimostrando una grande fiducia, un grande attaccamento, ci sta molto vicina, e meritevole appunto di una salvezza che andrebbe a coronare la vittoria del campionato dell'anno scorso, perché molti si dimenticano, ma questa è una società che è nata da poco e l'anno scorso pronti via è stata subito promossa nella categoria superiore, quindi va dato un merito ulteriore ancora a questa società e a questi ragazzi che si stanno impegnando per far sì che raggiungiamo l'obiettivo a maggio, perché gli obiettivi si raggiungono a maggio, non a novembre.